Pensate ad un ragazzotto di circa 18 anni che, come dicono le cronache, pessimamente vestito e senza danari, abbandona la provincia lombarda dove è nato per recarsi a Roma, allora era un altro stato, a cercare fortuna. Destino simile a molti giovani d'oggi. E come sempre, quando si va all'avventura, per emergere servono grosse capacità, forte determinazione, e anche molto di quella parte anatomica che è sconveniente citare. Infatti, dopo un inizio stentato, Caravaggio trova a Roma rilevanti protezioni da parte di influenti personaggi che gli affidarono importanti incarichi artistici. Ma Caravaggio era tutt'altro che un carattere tranquillo. Risse, duelli, compreso un omicidio, processi, fughe, inseguimenti da un luogo all'altro del paese, che continuarono fino alla sua morte, avvenuta a soli 39 anni e dovuta alle conseguenze di una ferita da arma. Questa vita avventurosa non gli impedì però di seminare in giro quei capolavori assoluti di cui godiamo ancora oggi. Eh beh, sì, basti pensare, tanto per citarne uno, che in queste condizioni a 28 anni dipinse quello straordinario ciclo di opere che si trovano nella chiesa di San Luigi dei Francesi a Roma. Ma veniamo alla canestra di frutta, oggi è la Pinacoteca Ambrosiana di Milano. Le nature morte avevano coinvolto molti artisti, soprattutto fiamminghi, perché attraverso di esse potevano rappresentare le vanitas della vita, ma restavano pur sempre pitture di genere. Quella del Caravaggio è invece una natura morta anomala. Infatti, la spazialità della composizione evidenzia questo aspetto. Poi il realismo pittorico, che insiste sugli aspetti meno idealizzati, come la spaccatura della buccia del fico, le foglie in parte appassite e soprattutto la mela bacata in primo piano. Il realismo rappresentativo del dipinto eleva il genere alla pari della pittura d'azione, considerata allora molto più importante. Ma secondo te il verme poi uscirà? Certo, vedrai che uscirà. Anche lui vorrà vedere l'opera.